Sampdoria-Empoli 1-1 e questo è il risultato dell'ultima partita del turno infrasettimanale di Serie A. Ottima prova degli azzurri ieri in maglia scura al Marassi. L'Empoli ha fermato dunque la Sampdoria che davanti al proprio pubblico era stata bloccata solamente dall'Inter. Ed era stata la formazione di Giampaolo ad andare in vantaggio al minuto 59 con il rientrante Saponara decisivo nel passaggio per Pucciarelli. Un'imbucata in area di rigore, poi il sinistro a giro ad opera di Pucciarelli e l'Empoli si porta in vantaggio. Sinistro magico 1-0 e dunque risultato a favore della formazione di Giampaolo, che però verrà riequilibrato al minuto 67 con un errore clamoroso di Diusse che si fa rubar palla da Fernando. Il pallone per Eder, bravissimo l'attaccante della Sampdoria che ha ripreso Higuaín al comando della classifica dei cannonieri a segnare la rete dell'1-1. Nel finale Empoli che controlla bene la partita nonostante l'espulsione di Diusse, prova negativa per il difensore azzurro. Dunque finale al Marassi, Sampdoria-Empoli 1-1.